combo, quindi ha perso dei livelli, ma i components sono molto alti, perché Skate Skills 7.45, Transition 7.10, Performance 7.20, Coreografia 7.40, Interpretazione 7.50. Ebbene, possiamo dire che non siamo assolutamente d'accordo con questa valutazione che va a penalizzare la Costner, Michael. Sì, sì, sono d'accordo. Infatti mi ha scioccato un po' questo punteggio. Ma sì, non me l'aspettavo neanche io, in effetti. Vero, molto bella, come abbiamo detto nella prima parte del programma, certo. Fino a lì sarei stata d'accordo anch'io, ma non poi... capisco questo punteggio dei components così alto, nonostante che metà del programma è stato anche patinato male, cioè. Sì, la seconda metà non esisteva e veramente i livelli degli ultimi tre elementi sono scesi. E cade intanto la Ghedevanishvili, medaglia di bronzo di Tallinn. Triplo Tolu, ma secondo me il secondo è mancato, manca di rotazione, dovrebbe essere degradato. Buono il doppio axel. Lenta Jelena Ghedevanishvili e soprattutto condizionata dal grave errore iniziale, anche per lei non la classifica, e a questo punto non vorrei sbilanciarmi più di tanto, ma prima di andare a sentire anche in studio le valutazioni su questa prova dell'Episto, eccessiva a nostro avviso anche per quanto riguarda i components, andiamo a sentire l'intervista che Andrea Caglieris ha realizzato con Miki Ando, in questo momento in settima posizione con 55-78, una delle grandi favorite del mondiale. Eccoci con la